E wattai a tutti ciurma e benvenuti da Giochierino in questa nuovissima mod su Doki Doki. Vi ricordo ragazzi che il sostegno con i like ai video è assolutamente fondamentale, per cui se volete vedere il prossimo episodio mi raccomando lasciate un bel pollice in su. Vediamo se riusciamo a raggiungere almeno i 70 like ragazzi per il prossimo video. E perché parlo di prossimo video ragazzi? Perché ci sarà un prossimo video sicuramente su questa stessa mod, perché questa volta iniziamo una mod che è appunto lunga. Ok, io penso che potrà durare anche 2-3 video, probabilmente. Ho voluto avventurarmi in una mod che fosse un pochettino più lunga. Spero che anche a voi questa idea piaccia, ma perché ragazzi, principalmente questa mod mi è sembrata alquanto interessante. Ho visto soltanto qualche immagine che è stata inserita ovviamente nella descrizione della mod sul sito dove l'ho presa e quindi mi è sembrata interessante per questo, anche se sinceramente, come sempre ragazzi, prendiamo questa nuova esperienza con un pochettino di timore, perlomeno io intraprendo questa nuova esperienza con un pochettino di timore. Lo sapete che quando si tratta di Doki Doki non ci vado mai con tanta leggerezza perché è sempre capace di terrorizzarmi e credo che questa mod, ragazzi, non sarà da poco. La mod che andiamo a giocare oggi si chiama Doki Doki Schizofrenia, quindi già solo il titolo, ragazzi, di per sé e il menu principale che state vedendo adesso parlano da sé. Quindi io mi metto le cuffie, non perdiamo più tempo e andiamo ad incominciare. Inseriamo il mio nome come al solito. Un bel respiro, andiamo. Andiamo a iniziare, io non so sinceramente. Sono passati 5 giorni dal funerale. Stavo un attimino leggendo generalmente quello che c'è scritto e per l'amore del cielo, aiuto, aiuto, aiuto. Ragazza suicida. Vivevo in santa pace molto tranquillamente con la mia famiglia fino a quando un incidente ha cambiato tutto. Lì ho provato il sangue, il fetore, la furia, l'amore. È stato così bello. Ho sparato in testa a mio fratello con una... Allora, adesso non mi ricordo qual è il termine tecnico per scopetta, comunque è un fucile da caccia, se non sbaglio. È esplosa come un'anguria. Sono andata in camera di mia madre e gli ho riempito la bocca di piombo. Il sangue scorreva su tutte le pareti della casa. Mancava mio padre. Io adesso non so se questi errori di grammatica sono fatti apposta, molto probabilmente sì, perché qua usa il presente e poi usa il passato remoto, quindi non lo so. Quindi vabbè, mancava mio padre, però ha sentito i colpi e se n'è andato in auto. Iniziamo proprio bene, ragazzi. Annuso i resti di mia madre. L'odore è così delizioso che assaggio la sua carne. Sento le sirene in lontananza, esco dalla mia casa, corro fino al bosco, arrivo ad un fiume. O caso vuol dire tramonto, quindi vi ripeto, non sto capendo questi errori. Quindi arriva il tramonto, prendo il fucile da caccia, lo punto verso la mia bocca e sparo. Da lì la morte mi ha accolto. Bene, ottimo. Mamma mia, allora. Sono nella mia stanza, non ho mangiato, non ho nemmeno intenzione di andare a scuola, ancora meno di andare al club. La mia stanza è stata il mio habitat in questi ultimi giorni, solo penso al suo sorriso. Sayori. Il mio petto affonda in un dolore melanconico, le mie lacrime scivolano come una cascata fredda. Sono le mie nuove nuvole di pioggia. Da quel giorno Monica, Yuri e Natsuki hanno voluto accompagnarmi. Sono solo cazzate, sono stato più solo che mai. I miei genitori mi hanno chiamato soltanto attraverso il telefono, insomma, mi hanno chiamato per telefono. Sono molto concentrati sul loro lavoro, sono solo. Decido di alzarmi dal letto, ho bisogno di andare in bagno. Dopo aver fatto i miei bisogni, mi scontro con una scatola. La scatola con gli oggetti di Sayori. Sono nella mia sala, nel mio salone. Sei in bagno. Vi ripeto, ragazzi, non so come l'hanno fatta sta traduzione, ma vabbè. Avvicinandomi, i miei passi rallentano e i miei piedi sentono freddo. La mia testa gira e guardo una foto. Siamo io e Sayori da piccoli. Ricordo quel giorno. Sayori voleva andare a giocare al parco, mentre io volevo andare a casa a giocare con i videogiochi. Io volevo portarla a giocare con i videogiochi con me, ma non ha voluto, era molto insistente. Alla fine, stanco, ho deciso di andarmene. Però Sayori mi ha dato un colpetto sulla testa.
Una cosa tira l'altra e ci siamo ritrovati a correre e a giocare insieme nel parco per quasi 4 ore. Il sorriso di Sayori era unico. Comunque l'hanno tradotto di merda, ragazzi, hanno fatto degli errori e vabbè, comunque cerco di fare il possibile. Quel dolce sorriso che mi illuminava, che mi dava speranza, che mi accoglieva fra le sue braccia, quel sorriso pieno di amore. Ma allegorico, allegoria che non ho potuto proteggere, allegoria non so se, non so che cosa si può intendere per allegoria, però vabbè. Mi siedo sul pavimento, le mie lacrime sono sempre più costanti. Mi dispiace, Sayori, perdonami. Mi manchi. Allegorico? Ho sentito qualcosa? Mi è sembrato di sentire qualcuno parlarmi. C'è qualcuno lì? Forse non è stato niente. Mo cominciamo. Perché mi devo far spaventare pure dei glitch? Mannaggia santa! Dopo questo strano momento salgo nella mia camera ad aspettare che qualcosa mi accada. Capitolo 1. Il rimordimento sarà il rimorso, il rimpianto. Sayuri è stata eliminata. Monica, un'altra volta. A Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Il mio obiettivo comincia qui e non c'è modo di tornare indietro. È strano, questo non funziona così. Vediamo se funziona in quest'altro modo. Yuri si sta configurando. Sayuri è stata eliminata. Errore? Che? Perché? Che sta succedendo? Archivio corrotto. Non importa, lo risolverò dopo. Accidenti, spero che si risolva in fretta. Che fa Sayori? Sì, Sayori, Monica. Inizia un'altra maledetta settimana. Non voglio fare niente, non ho più animo per fare nulla. Andrò solo a scuola per il club. A Sayori le piacerebbe. Maledetto club, da quando sono entrato lì tutto è stato una disgrazia. Esco dalla mia casa con la mia uniforme tutta sgualcita, i capelli non pettinati e senza mangiare nulla. La casa di Sayori ha una striscia gialla. Solo a vederlo mi viene voglia di buttarmi da un palazzo. È difficile da ignorare. Quando arrivo a scuola, vedo che diversi studenti che non mi conoscono mi guardano e parlano di me. Io tengo la testa bassa. Tengo chiusi nella mia testa i miei pensieri. Senza ascoltare nulla, continuo a camminare. Entro nella mia aula. Una volta dentro, il rumore incessante che si ascoltava dal corridoio adesso è diventato un silenzio assoluto. Mi siedo nella ultima fila vicino alla finestra. Lì appoggio la mia testa sul banco e senza far nulla lascio che il tempo scorra. Nell'aula adesso si mischiano silenzio e rumore e continua a scorrere il tempo. Patetici. Gli è bastato soltanto qualche minuto di consolazione e alcuni secondi per tornare alla loro vita normale. Certe frasi, ragazzi, davvero non riesco a capirne il senso. Vabbè, dice: qui rimane il mio stimolo, la cosa che più mi manca, il luogo dove potrei essere felice. Il mio sogno più profondo fa effetto. Salve? Dove sono? Ciao, chi sei? La tua voce è... Sei qui! Sayori, come... Ciao, giocherina, sì, sono qui con te. Sono così contento di vederti di nuovo. Vieni con me, quel sapore alla vaniglia ti aspetta. Sicura? Ah, giocherina, hai detto che mi avresti comprato un gelato. Una promessa è una promessa. Questo ricordo. Lo so, solo volevo dirti qualcosa. Vieni, io ti dirò dove. Sayori mi prende per mano e mi porta ad una gelateria vicina. Ti Uno al cioccolato, per favore, un altro alla vaniglia. Mentre sono di fronte a una cosa che non è mai successa, la mia testa non smette di pensare ad una sola parola. Il mio cuore ha voglia di farlo, ma la mia testa mi trattiene. Chissà se dovesse essere l'ultima volta, quello mai successo rimarrà solo questo, il mai successo.
Respiro, il mio cuore batte con forza e lascio che la mia mente svanisca e senza rendermene conto. Mi manchi. Zitto, giocherina. È confuso, no? Tutto questo per un gelato. Confuso e strano. Cioè, vedete, ragazzi, alcune frasi mi sembra non abbiano senso. Se solo esistesse una speranza, una vita, un motivo. Sayori. Lo so. So che avevi molto da fare. So che a volte sono un peso. So che sono abbastanza stupida. Però ti voglio ringraziare per rendermi felice. Oggi mi sentivo un po' giù dopo che avevi avuto da fare, insomma, con delle riunioni di gruppo. Mi dispiace, so che mi sono intromessa. Mi dispiace molto per quello che ho fatto, non lo farò di nuovo. Ne sono sicuro e me ne assicurerò. Che? Non volevo dirlo. Che? La prossima volta ti ignorerò, maledizione. Però qui sei con me, no? E te ne sono molto grata. Sì, qualsiasi cosa. Tanto per te è tutto bello. Ma perché stai dicendo ste cattiverie? Non puoi smetterla di dire stupidaggini ed essere più realista? È per questo che nessuno ti prende sul serio, perché sei una stupida. Sayori, non volevo dire quello, per favore, no! Va bene, giocherina. La prossima volta non sarà necessario che mi aiuti. Starò bene da sola. Solo spero di avere le forze per la prossima volta. No, Sayori, non mi interessa. Sai che? Ciao, ci vediamo domani. Ciao, giocherina. Ma gliele ha dette sul serio ste cose? Ma dai, non ci credo! Monica aveva ragione. Qui non c'è speranza di vita per me. Mi dispiace. Esclama Sayori piangendo. No, Sayori, mi dispiace, no. Giocherina. Qualcuno mi chiama. Giocherina. Mi sveglio improvvisamente. Ho la manica bagnata e ancora sto piangendo. Alzo lo sguardo e c'è Natsuki. Che è successo? Non è ovvio? Ti sei addormentato. Sei stato qui tutta la mattina, nessuno ti ha voluto disturbare. Vieni, andiamo al club, lì starei meglio. Mi gira la testa, sento delle voci nella mia testa, mi dicono cose. Deve essere normale dopo tutto quello che è successo. Mentre seguo Natsuki, vedo un pezzo di carta sulla scrivania del professore con un unico messaggio. Marcisci. Deve essere uno stupido scherzo. Seguo Natsuki fino all'aula del club. Noto qualcosa in essa, qualcosa di strano, però è normale. Una settimana fa abbiamo perso uno dei membri. Entrando nell'aula vedo tutte le ragazze, o meglio, quelle che restano. Yuri stava leggendo e Monica controllando alcune cose sulla scrivania, fino a quando sono arrivato. Ciao giocherina, come ti senti? Regà, certe frasi le hanno scritte proprio di cacca, perché non ha tanto senso questa frase. Comunque, Yuri mi si avvicina un po' preoccupata con l'intenzione forse di consolarmi. No, sto bene. Giocherina, comprendo il tuo dolore. So che è stata una tappa molto dura nella tua vita, ma credimi, lei è felice dovunque sia. Ricordati di venire qui sempre, ricordati che ti appoggiamo. Sicuro? Parole che non mi tranquillizzano per niente. In ogni modo, perché non leggi un po'? Magari ti fa sentire meglio. Sicuro, Monica, leggere. Sono così arrabbiato. Pensavo che sarebbe stato diverso, è stato per quel sogno. Se solo non l'avessi lasciata sola. Maledizione. Se solo non fossi andata con Yuri, tutto sarebbe uguale. Che? Che è stato? Non c'è niente. Maledizione, credo di essere diventato pazzo. Forse dovrei andare a prendere un po' d'acqua. Sono nel corridoio di sinistra e approfitto per andare in bagno. Vedo il mio viso nello specchio. Faccio schifo. Mi lavo la faccia con un po' d'acqua.
Sayori. Guardando di nuovo nello specchio, non c'è più. Accidenti, non voglio stare qui. Mi dispiace, Monica, devo andarmene. Che? Perché? Non mi sento ancora bene. Capisco. Spero di vederti domani, giocherina. Non perdo neanche tempo a risponderle. Voglio solo andarmene a casa, da solo. Mi sento strano camminando per le strade. Mi sembra come se qualcuno mi osservasse. Però non c'è nessuno. Sono solo. Che sta succedendo? Il suo archivio sarà corrotto? Qualcosa va male. Ci proverò di nuovo. Forse prova a eliminare Yuri, ma non succede. Lei dice accidenti a te. Ah, al diavolo, non ho bisogno di te, Yuri. Cerca di cancellare Natsuki. E non ci riesce. Cos'è questo? Chi sta controllando questo? Dimmelo! Programma non trovato. Maledetto gioco, non serve a nulla. Sai che, al diavolo. Errore. Ci lavorerò, è meglio che mi calmi. In ogni modo, lui mi appartiene. Ok, c'è Monica nelle retrovie che sta cercando, dopo aver eliminato Sayori, perché ha fatto sì che si suicidasse, vuole ovviamente eliminare Yuri e Natsuki, no? Come è successo originariamente, solo che c'è qualcosa che glielo impedisce. Che succede? Finalmente sono a casa. Tutto quello che desidero adesso è buttarmi a letto e gettare la mia testa, i miei pensieri nel profondo oceano di lacrime e dolore. All'improvviso sento qualcosa nella mia stanza. Non può essere. E adesso che c'è? Salgo le scale senza alcun oggetto contundente in mano. C'è qualcuno lì? Sayori. Qualcosa non va. Perplessa e mirata a Siammi. Che cazzo significa? Cioè, che vuol dire che lo stava guardando? Non riesco a fare nulla. Sta impazzendo, ragazzi, è già impazzito. Oh, ciao, giocherina. Finalmente sei arrivato. Sayori, tranquillo. So che hai avuto molto da fare. Sai che è strano? Mi sono comportata come una matta questa mattina. Chissà se è stata adrenalina per colpa dello zucchero. Che stai dicendo, Sayori? Dai, stupido, smettila di fingere. Alla fin fine, voglio solo ringraziarti. So che tutto questo tempo sono stata solo un peso per te. Ma credo che la tua decisione è ferma, no? Di che stai parlando, Sayori? Non comprendo quello che mi dici. Giocherina, per favore, già sai quello che hai fatto. No, Sayori, non mi importa quello che ho fatto. Perdonami per quello. Giocherina, questo non è salutare per te. So che Yuri ti apprezzerebbe, io non ci sono stata per te. Mi dispiace per tutta la mia assenza, ma sai che prendo delle medicine. Che cazzo vuol dire? Yuri. No, io non voglio Yuri, Sayori, per favore, non te ne andare. Non posso farlo, giocherina. L'unica cosa, non dimenticarmi mai. Così vivrò sempre con te. Fino a che la morte farà sì che ci uniamo di nuovo. Sayori, per favore, rimani. Sayori, sono sul pavimento. Sono sudato, mi fa male tutto il corpo. È successo un'altra volta. Sayori, mi dispiace. I miei occhi si riempiono di lacrime. Quando finirà quest'incubo?
Maledetto club. Sono un imbecille, ho dato più importanza alle altre ragazze che alla mia stessa amica. Se solo tutto questo fosse un sogno. Mi manchi. Con gli occhi pieni di lacrime mi addormento, sperando che la mia realtà sia un sogno. Un altro giorno maledetto comincia. Mi sento sempre uguale. Non ho idea del perché vado lì. Credo che sto diventando un po' imbranato. Al diavolo. Basta, andiamo. Si ripete la stessa scena del giorno precedente. Silenzio e disagio. Mi siedo vicino alla finestra. Stranamente si vede diverso il paesaggio. Non voglio addormentarmi di nuovo. Credo che la cosa migliore sia non avere di nuovo quell'allucinazione. Quindi lui è consapevole, chiaramente, che con le sue allucinazioni Sayori è morta. Finisco, alla fine. Arrivando nell'aula del club, sento brivido percorrermi il corpo. Ciao giocherina, ti senti meglio? No, dispiace, so che è dura. Passerà, dai. Ignoro le sue frasi e mi siedo. Senti, so che magari non è la cosa migliore da dirti, ma dovresti fare una poesia. Chissà, magari questo ti aiuterebbe a sentirti meglio. Oh sì, una poesia. A volte è meglio trasmettere i propri sentimenti su un foglio di carta. È il mio consiglio, dai, forza. A questo punto non sento assolutamente niente di quello che dice Monica. Solo faccio finta di niente fin quando starà zitta. Tranquilla, Monica, lo farò immediatamente. Non sono dell'umore, non mi importa quello che scrivo. Bene, chissà, magari questa tristezza serve per scrivere una poesia. Non penso di fare qualcosa di felice se l'unica cosa che voglio è morire ora stesso. Alla fine ho qualcosa da nascondere, però a chi dovrei scrivere la poesia? Io direi scegliamo Natsuki, visto che Yuri è comunque stato il soggetto dell'oddio se non fossi andata con Yuri eccetera, quindi scelgo Natsuki. Procedo a scrivere una poesia per Natsuki. Repressalia può voler dire ricompensa, ritorsione, rappresaglia, però che cavolo vuol dire? Quindi a volte mi do delle ricompense, forse può voler dire questo, mi do una ricompensa, la mia dipendenza è il mio nemico, sono un sopravvissuto dei miei stessi profondi pensieri, vivo nella collina più alta per evitare ogni tipo di problema, però sempre c'è qualcuno che te ne genera di problemi. Questo mi succede adesso, un uomo mi fa visita, mi guarda, incantato. Un mostro. La mia mente è solo un mostro. Cos'è quello? È qualcosa che non è mai esistito e solo esiste per tormentarmi. Non è mai esistito e mai esistirà. Nonostante tutto, mi manchi. Ma che cazzo di poesia è? È una spazzatura, una cosa squallida. Potrei fare qualcosa per Yuri, ma non ho le forze sufficienti per il suo stile adesso. Magari questo è sufficiente per Monica. Vado a darglielo. Senza dire una parola, metto la poesia sopra la scrivania, dove sta leggendo Monica. Regà, la traduzione è pessima, io ve lo dico, eh. Quindi allora, se ne accorge, però deduco dalla sua reazione, dalla reazione sul suo viso, che qui avremo un problema. Che cazzo vuol dire? Kirina, ti ringrazio per aver scritto la tua poesia, però non è arrivato ancora il momento. Non starei pensando i... No, non sto pensando a niente, solo volevo che lo leggessi. Giocherina, lo capisco, però non puoi lasciare così la riunione. Improvvisamente dimentico tutto quello che è successo e torno al mio posto in silenzio. Monica continua a guardarmi per qualche secondo, fino a quando torna a leggere. Monica è molto tranquilla, per quanto la sua vicepresidente si sia tolta la vita 8 giorni fa. Comunque, lascio perdere e faccio scorrere il tempo. Bravo ragazzo. È passato un bel po', Yuri sta continuando a leggere, anche per lei è difficile nascondere il suo dolore. Natsuki sta facendo qualcosa nell'armadio, lancia certi sguardi, però non si azzarda a venire qui, lo capisco. Perché dovrebbe voler parlare con un mostro come me? Che voglia! Ok, tutti quanti, è il momento di condividere le poesie. Maledizione. La mia poesia l'ho scritta per Natsuki, chissà se le potrà piacere. Ciao Natsuki. Scusa, non cagarmi. Mi dispiace, volevo solo che leggessi la mia poesia. Molto bene. Natsuki legge la poesia e il suo viso, più che mostrare felicità, mostra qualcosa di timore. Beh, va benissimo, suppongo.
Anche a questa stupida le sembra disgustoso quello che scrivi, non ti vergogni. Ascolta, lo so, è orribile, mi dispiace. No, giocherina, ascoltami. Non preoccuparti, Natsuki. Prendo la mia poesia e mi avvicino al mio banco, impacchetto le mie cose mentre Natsuki cerca di trattenermi. Giocherina, non prenderla così. Natsuki, lasciami andare, per favore. Ascoltami! Chiudi la bocca per un secondo, per favore. Non dire parole che non ho mai detto. Capisco quello che stai passando, ma questo non è un motivo per trattarci così di merda. D'accordo, mi dispiace. Voi due, basta! Che succede? Non smettete di gridare? Mi dispiace, mi dispiace. Poco a poco mi allontano. Monica cerca di trattenermi, afferrandomi dal braccio. Comunque, faccio mollare la presa e me ne vado. Esco rapidamente dall'aula con le lacrime agli occhi, intraprendo il cammino verso casa. Che cos'è stato? Senza dubbio hanno dei traumi, ma ho bisogno di cancellarli tutti. Forse una coincidenza. Non importa. Tra poco non importerà più, come è successo per Sayori. Vediamo. Ah, tutto va di meraviglia. Vediamo se questo funziona. Ha eliminato MC. Sarà solo questione di tempo. Ah, presto saremo insieme per l'eternità. Non posso aspettare una vita felice fuori da questa realtà. Allora, ragazzi, io salvo la partita qui. Ovviamente, come vi avevo detto, questa mod durerà 2 o 3 video, forse, ma non sono sicura. Comunque, ovviamente non la finiremo oggi. Allora, a parte la traduzione, che comunque un pochettino mi innervosisce, perché a volte veramente, ragazzi, non ci mettono le virgole, non si capisce effettivamente tanto il senso delle frasi. Però stiamo capendo quello che sta succedendo, ok? Ed è una situazione veramente brutta, comunque pesante, non solo per il protagonista, quindi in questo caso noi, ma anche per gli altri, chiaramente, perché lui col dramma che sta vivendo fa sì che anche gli altri ne sentano gli effetti, nel senso che li tratta male, comunque risponde male, eccetera, eccetera, eccetera. È una situazione veramente brutta. Monica nel frattempo sta cercando appunto in tutti i modi di cancellare gli altri personaggi, ma non ci riesce, qualcosa sta succedendo. Quindi sono anche curiosa effettivamente di scoprire cosa sta accadendo. Ovviamente, ragazzi, fatemi sapere il vostro parere qua sotto in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. Un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!